Quindi i nuovi criteri di inclusione comprendono questi nuovi farmaci e dobbiamo imparare a distinguere tra ONG, da bifosfonati e da altri farmaci. Sono diversi? Beh, diciamo che ci sono sicuramente molte somiglianze. L'osonecrosi da farmaci diversi da bifosfonati molto spesso ha degli aspetti clinici molto, molto simili. Potrebbe teoricamente avere degli aspetti diversi nella sua evoluzione, di questo poi vi parlerà anche il dottor professor Bedogni, e anche addirittura adesso stiamo studiando anche dal punto di vista radiologico, a volte hanno degli aspetti un po' particolari, quindi è un'ulteriore piccola complicazione, ma dobbiamo tenerne conto. Cosa hanno fatto gli americani? Allora, gli americani nel frattempo anche loro hanno recepito questo cambiamento e quindi la definizione che prima era di Bronjay, cioè di ONG legata ai bifosfonati, l'hanno